Hai la faccia stravolta. Che ti è successo? È per via di Julia? Avete litigato? Devo annullare tutti i preparativi, forse? No, no. Il rapporto con Julia è l'unica cosa che va bene. Allora è la tua famiglia. Soprattutto tua madre, immagino. Siamo tutti nervosi in questo momento. Cerca di mantenere la calma e il sangue freddo. Piuttosto dimmi, è tutto pronto per domani sera? Tranquillo, Julia resterà a bocca aperta. Di questo sono convinto. Volevo vederti prima di andare in azienda, dove dobbiamo fingere di essere estranei. Cos'è successo? Io non so. Lei non mi capisce più e io non capisco lei. Dammi solo 5 minuti. Facciamo un tratto di strada insieme, così mi dici tutto. È bello averti al mio fianco. Che altro hai da dirmi? Volevo chiederti scusa, in tutti i modi possibili per il mio comportamento avventato. E con questo hai risolto la questione? Sì, lo so bene di aver commesso un errore imperdonabile. Tu non hai rispettato la mia volontà di nominare Frederick mio successore. Hai agito di testa tua. E questo non lo posso accettare. Ti prego di perdonarmi ora. Una cosa del genere non succederà mai più. Non voglio le tue promesse. Non ho nessuna intenzione di revocare la mia decisione di ridarti il tuo incarico. Su, raccontami cos'è che ti preoccupa. Ho come la sensazione di trovarmi tra due massi che rotolano uno verso l'altro. E io non posso fermarli in alcun modo. Sento di non poter fuggire. Mi sento responsabile. Per l'azienda. Per la famiglia. Hai raccontato a tuo nonno della lettera che tua madre ha scritto a suo nome? Sì, io ho cercato di spiegargli, ma non è servito a niente. Ha voluto vietarle l'accesso in azienda. E ora lei cerca di portarti dalla sua parte perché tu possa giocare a suo favore. Sai leggere nel pensiero? Nel tuo sì. Ascolta la tua coscienza e la voce del tuo cuore. Non lasciarti influenzare da nessuno. È quello che sto facendo. Daniel? Ancora a letto? Daniel, sei lì dentro. Daniel, la colazione. Dov'è Daniel? Me lo stavo chiedendo anch'io. Come mai sei in camera sua? Sto riflettendo. Su cosa? Sento che c'è qualcosa di diverso. Non vedo niente. Non qui in camera sua. Lo sento. Del resto sono sua madre. Secondo me assomigli più a un segugio che a una madre. Annabel voleva che revocassi la mia decisione e le restituissi il suo posto all'interno dell'azienda. È stato un brutto colpo per lei. Tutta la sua vita ruota intorno all'azienda da quando è morto Philip. Non è un buon motivo per comportarsi in modo così irrispettoso con me. Dal vostro imbarazzato silenzio deduco che stavate parlando della mia situazione, o sbaglio? Non dovrebbe meravigliarti. Se me lo permetti, Werner, dovrei andare a prendere alcuni effetti personali che ho lasciato in ufficio. Fa come credi. Ho sgobbato qui dentro tutta la vita. E come ringraziamento, mi cacciano fuori. Mamma, stai travisando la realtà. E persino mio figlio è contro di me. Per chi ho lavorato qui tutto questo tempo. Per te. Solo per te. Lo so, mamma. E so quanto ti amareggi la decisione del nonno. Allora mi capisci? Certamente. E mi dispiace se ieri sera ti ho ferita in qualche modo con le mie parole, ma ti voglio bene e non vorrei mai vederti soffrire. Dunque sarai dalla mia parte? No, non starò dalla tua parte. Accetto la decisione del nonno e credo che sia la migliore per noi e per l'azienda, soprattutto. Daniel. Mi dispiace, mamma. Io non mi lascio convincere da nessuno. Agisco e decido sempre da solo.